di Ok Italia Parliamone. Questa sera abbiamo ospite con noi in trasmissione Andrea Silvestrini. Buonasera Silvestrini. Buonasera a te Massimo e buonasera a tutti gli ascoltatori di Ok Italia Parliamone. Bene, perché Silvestrini? Silvestrini che è stato ospite delle nostre trasmissioni in televisione più volte, Silvestrini segretario del Partito Socialista Italiano di Roma, ma oggi nostro ospite perché la seduta del 30 aprile della segreteria del Partito Socialista Italiano Nazionale ha deliberato la nomina di Andrea Silvestrini quale nuovo direttore editoriale dell'Avanti, che ricordiamo a tutti essere la più antica testata giornalistica, ben più antica dell'Avanti, perché è stata costituita, dell'Unità, testata l'Avanti che è stata costituita nel 1896 e per di più l'unica testata giornalistica di proprietà del Partito Socialista Italiano. Oltre ad Andrea Silvestrini, che veramente siamo contenti per questo suo nuovo incarico, è stato confermato come direttore responsabile Mauro Del Bue, che continua quindi il suo operato. L'ingresso, Andrea, il tuo ingresso nella direzione dell'Avanti è stato fortemente voluto soprattutto dal segretario nazionale Enzo Maraglio. Il motivo di questa individuazione ricaduta nella tua persona è proprio il voler dare un nuovo slancio al giornale, rafforzare il suo ruolo e anche la comunicazione istituzionale del Partito Socialista Italiano. Come affronterai questo nuovo, importante e delicato incarico? Innanzitutto, grazie, consentimelo Massimo, ai dirigenti nazionali del Partito Socialista, ad Enzo Maraglio, che hanno individuato nella mia figura quella più idonea probabilmente a rilanciare un giornale storico, un giornale importante, un giornale prestigioso come l'Avanti. Noi dobbiamo avere grande senso di responsabilità in questa fase, è un momento in cui si va su internet, ci sono le fake news, l'informazione è spesso distorta, ognuno dice quello che gli pare. Il nostro compito è di avere le idee chiare, e di essere sempre obiettivi con i nostri lettori, rendendo un'informazione chiara, vera e fluida. Beh, questo è molto importante. L'informazione chiara e fluida è quella che vogliono ovviamente tutti i lettori dei giornali. Anzi, approfittiamo di questo momento per dare una notizia a quanti non l'avessero ancora saputo, che Silvia Romano, la cooperante di 24 anni, che sapete tutti essere stata rapita il 20 novembre del 2018 in Somalia, apparteneva alla Onlus Africa Miele, è stata finalmente liberata pochi minuti fa dalla nostra intelligence, a cui va tutto il nostro ringraziamento per aver portato, anzi per aver liberato il nostro patriota che a brevissimo potrà ritornare nelle nostre terre. Andrea Silvestrini, indubbiamente serve fare una comunicazione attenta. Il quotidiano Avanti, ricordiamo a tutti, adesso è un quotidiano non più cartaceo, ma è un quotidiano online, appunto si chiama anche Avanti Online, ma è l'unica testata giornalistica di riferimento al Partito Sociale Italiano. Questo l'ho detto anche in premessa. Andrea, una settimana prima della tua nomina come direttore editoriale dell'Avanti, però, un altro importantissimo esponente storico del Partito Socialista Italiano, penso all'onorevole Claudio Martelli, ha dichiarato pubblicamente che sarebbe diventato direttore dell'Avanti che tornava in edicola, tant'è che il 1° maggio anche l'Avanti ha ripreso ad essere ovviamente pubblicato normalmente. Ma esiste una contrapposizione fra le due testate? L'Avanti cartaceo a guida di Martelli è un appendice dell'Avanti online di cui tu sei direttore, oppure è soltanto un antagonista? No, non è nulla di tutto ciò. L'Avanti online è l'organo ufficiale del Partito Socialista Italiano, quindi è la voce del Partito Socialista Italiano. In questi giorni Claudio Martelli, che è un'icona del socialismo italiano, insomma, lo ricordiamo tutti nel vecchio Partito Socialista, il vecchio e glorioso Partito Socialista, negli anni d'oro, negli anni Ottanta, che hanno portato l'Italia ad essere la quinta potenza mondiale, il PIL era leggermente diverso da quello che c'è oggi e soprattutto era una nazione, l'Italia di allora, lanciata con un benessere diffuso.
Oggi invece ci troviamo in profonda crisi e la situazione è completamente, completamente diversa. Sono due giornali che non sono antagonisti, che non si faranno concorrenza, perché uno, ripeto, è il giornale ufficiale La Voce del Partito Socialista Italiano, l'altro è un'iniziativa editoriale e culturale molto importante, è un periodico, non è un quotidiano, quindi le due testate viaggeranno su binari separati, non si faranno assolutamente concorrenza. Poi, quando vengono fatte iniziative intelligenti, quando vengono fatte iniziative di una certa portata da un punto di vista culturale ed editoriale, a mio avviso la porta deve essere sempre aperta a tutti, nel senso che noi non faremo la guerra a nessuno, spero che non ce la facciano altrettanto le altre testate. Si può viaggiare in contemporanea su binari diversi, andiamo avanti così. Ecco, ma mi viene da dire, non c'è il rischio di creare confusione nei lettori? Avendo due giornali dello stesso nome? No, questo no, assolutamente. L'Avanti Online è l'organo, è la voce del PSI e riporta quella che è la linea politica del PSI. Ricordiamo che un partito in crescita, un partito rinnovato al suo interno, con un gruppo dirigente dinamico, nuovo, che ha le idee chiare, e il giornale online del PSI è la prima voce ufficiale del partito. L'altra, ripeto, è una iniziativa culturale editoriale molto interessante, ci sono ottime firme, ma non esiste concorrenza, non ci sarà confusione e sono due cose totalmente diverse. Quindi non avete neanche come Partito Socialista Italiano voce in capitolo nel dettare la linea dell'Avanti cartaceo? No, quello no, assolutamente. Ci saranno, credo, dei contributi ogni tanto di dirigenti del PSI all'interno dell'altra testata, dell'altro giornale, ma no, non dettiamo la linea di nessun altro giornale. Ci basta per ora il nostro, che è l'organo ufficiale del PSI ed è il giornale del Partito Socialista. Bene, Andrea Silvestrini, innanzitutto un grande in bocca al lupo per il nuovo impegno assolutamente importante, anche perché il ruolo che è stato affidato va nella direzione di rinnovare completamente anche la testata, di dare una veste sicuramente anche molto più accattivante per i lettori. Ricordiamo che l'Avanti è uno di quei quotidiani che comunque non beneficia del finanziamento pubblico ai partiti, mi dai conferma? Assolutamente sì, viviamo grazie al contributo dei militanti, degli amici, dei sostenitori che mensilmente, semestralmente, annualmente ci danno il sostegno. Quindi a questo punto è ancora maggiormente importante garantire un'informazione di qualità e far sì che i lettori riconoscano al giornale questa grande capacità di garantire informazioni di qualità, perché in caso contrario non ci sarebbe il sostentamento volontario da parte dei lettori. Ma Andrea Silvestrini è anche un politico attivo, lo dicevamo prima, segretario romano del Partito Socialista Italiano, membro della direzione nazionale del Partito Socialista. Silvestrini, noi siamo ancora in attesa del famoso decreto di aprile. Va bene. Voi appoggiate il governo, fate parte di questa compagine di governo. Che cosa sta succedendo? Quando tutta la compagine governativa, quando i vari partiti finalmente riusciranno a mettersi d'accordo? È vero che entro domani ci aspetteremo all'improvviso una nuova diretta Facebook e poi comunicazione a reti unificate per pubblicare questo tanto atteso decreto di aprile, che oramai è decreto di metà maggio? Siamo tutti in attesa di questo decreto. Lo aspettiamo tutti con ansia. Speriamo, ci auguriamo che questa volta il governo possa aver recepito anche quelle che sono state le nostre indicazioni. Io ricordo il tanto lavoro fatto dai dirigenti nazionali del Partito Socialista Italiano e dal segretario nazionale Enzo Maraio e dal senatore Riccardo Nencini, che hanno proposto delle integrazioni ai decreti Cura Italia. Abbiamo fatto anche altre importanti proposte, come quella del reddito minimo di quarantena per garantire a tutte e tutti i soldi necessari per poter mangiare e fare la spesa, perché la situazione è grave. Quello che scongiuriamo è una crisi sociale di portata enorme che potrebbe
scatenarsi ed esserci nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Se dovessero finire realmente i soldi nelle tasche degli italiani, se dovesse finire la liquidità, sarebbe un vero e proprio problema sociale. Noi questo lo dobbiamo scongiurare. Abbiamo insistito con il governo affinché facesse determinati interventi. Adesso aspettiamo con ansia il decreto e vediamo quello che ci dice Conte. Andrea, bisognerebbe anche premere affinché realmente gli aiuti già posti in essere arrivino nelle tasche degli italiani, perché a oggi purtroppo i lavoratori che hanno beneficiato della cassa integrazione, beneficiato in senso vero, cioè di aver visto realmente delle entrate economiche, sono purtroppo molto pochi rispetto a quelli che dovevano beneficiarne. E anche i percettori del contributo dei 600 euro che il nuovo decreto dovrebbe portare a 800, non sono stati la totalità di quelli che ne avevano diritto. Oggi hanno bisogno di liquidità sia i cittadini e le cittadine che si sono fatte 2 mesi di quarantena a casa e non sono potuti andare a lavorare. Io mi riferisco a tutto il popolo delle partite IVA, alle quali non è arrivato a tutti non è arrivato il contributo previsto dei 600 euro. Già in questi giorni doveva arrivare il secondo contributo di 800, ma ci sono molti cittadini che stanno aspettando ancora i primi 600 euro. Hanno bisogno dell'aiuto oggi tutti gli imprenditori, i commercianti che sono stati per 2 mesi con la serie cinesche chiusa e che probabilmente molti non avranno la forza economica per riaprire il 1° giugno o per aprire nei prossimi mesi. Allora, la cosa drammatica è che questo paese potrebbe diventare, se non stiamo attenti, come il peggior Sud America. Che vuol dire? Vuol dire che avremo i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri e una società di mezzo probabilmente sempre più corrotta, perché quando un commerciante non riesce ad aprire la propria attività commerciale, spesso si presenta la malavita che ti offre la metà del valore dell'attività commerciale e se la compra. Allora, per evitare questo rischio, ricordo a tutti che siamo in Italia e qui c'è la camorra, la mafia, l'andrangheta, ci sono le migliori organizzazioni criminali del mondo che non si lasceranno sfuggire questa ghiotta occasione. Noi dobbiamo vigilare, dobbiamo aiutare gli imprenditori e i commercianti a riaprire le sale cinesche, ad avere fiducia. Andrea, il ritardo nella pubblicazione del nuovo decreto è ovviamente legato a malumori all'interno della maggioranza di governo. Ci sono posizioni contrapposte, lo sappiamo, nessuno le nasconde, a partire da Italia Viva, il PD ha le sue posizioni, c'è una grande confusione. Così come inizia a circolare con insistenza anche la possibile voce di un eventuale rimpasto del governo. C'è chi dice che Forza Italia sia pronta a fare da stampella questa compagine governativa laddove Italia Viva, guidata da Renzi, dovesse decidere di abbandonare il governo. Altre voci parlano di una volontà di andare alle elezioni subito con un possibile anche nuovo sodalizio tra i due famosi Mattei, che fino a poco tempo fa si pensava impossibile. Quindi c'è una grande agitazione all'interno dello schieramento parlamentare. Voi sedete dentro il Parlamento perché avete il vostro rappresentante all'interno, appoggiate la maggioranza. Qual è la situazione e soprattutto come si collocherà il Partito Socialista Italiano? Il Partito Socialista Italiano in questo momento, come ha detto più volte il segretario nazionale Enzo Maraio, come ha dichiarato anche qualche giorno fa il portavoce nazionale del partito Livio Valvano, oggi dialoga con tutti. Noi ci collochiamo al centro del centro-sinistra, scusate il gioco di parole, e abbiamo aperto un dialogo con tutte le forze e movimenti che appartengono a quest'area, che è un'area vasta, è un'area in cui ci sono partiti, movimenti, e quindi noi in questo momento parliamo con tutti, ma soprattutto parliamo con i cittadini, perché concentrare il dibattito politico sulle prossime elezioni e sullo schieramento di appartenenza e su quella che sarà l'alleanza del Partito Socialista Italiano non ci porta in questo momento consenso. Noi dobbiamo avere un canale privilegiato con la società, con le categorie, con i cittadini, che sono poi quelli che ci dicono di andare avanti, oltre ai militanti, agli amici, ai sostenitori. Ci dicono di andare avanti in questi giorni, ma da un po' di mesi ci stanno sostenendo
tutti quei cittadini e quelle cittadine che sono disoccupati, i giovani che sono costretti per forza di cosa ad andare all'estero perché qui non c'è un futuro, gli artigiani, i commercianti. Siamo una forza di popolo, una grande forza di popolo. Questo è importante dirlo e ricordarlo a tutte e tutti quanti. Altra cosa che ci tengo a dire, dobbiamo rimettere al centro della nostra azione politica i temi, i grandi temi, la sanità pubblica, un piano straordinario per l'occupazione, un piano straordinario per la messa in sicurezza del paese e soprattutto un grande progetto di modernizzazione del paese. Meno burocrazia, più digitalizzazione, più informatizzazione. Queste sono oggi le nostre parole chiave, sono i temi sui quali ci concentriamo per prendere il consenso. Un partito in crescita come il nostro ha bisogno anche di un giornale in crescita. Io spero che con l'Avanti possa riuscire a fare un buon lavoro, possa riuscire a rendere la testata un pochino più accattivante e soprattutto possa continuare il lavoro fatto in precedenza dal redattore responsabile Mauro Del Bue e dagli altri colleghi che ci lavorano. Hanno fatto un gran buon lavoro, cerchiamo di continuare su quella strada, ma dobbiamo sicuramente aumentare il numero degli utenti, dei lettori, perché un partito in crescita come il Partito Socialista Italiano oggi ha bisogno anche di un giornale in crescita. Che tempi avremo per poter vedere con mano, toccare con mano il nuovo taglio editoriale del suo giornale? Noi, vi do una notizia in anteprima, lunedì faremo la prima riunione di redazione del nuovo corso e quindi dateci il tempo materiale di poter presentare il nuovo piano, di poterci organizzare. Grazie. Però a breve ci saranno delle importanti novità. Grazie ad Andrea Silvestrini, è sempre un piacere quando una testata giornalistica importante, come d'altronde lo è l'Avanti, ritorna forte più di prima in edicola, alla fruibilità di tutti i lettori che auguriamo possano essere sempre di più. Grazie mille Andrea Silvestrini e buon lavoro allora. Grazie mille, grazie Massimo, ringrazio e saluto anche tutti gli ascoltatori di Ok Italia Parliamone e gli amici che ci seguono sui canali social. Grazie mille, grazie Andrea. Grazie a voi.